Amica, per caso una sigaretta? Appunto, perché siccome pensavo che lei doveva averle, sono qui che essendo di passaggio via Pietrasanta, essendo poi domenica, con tutti i tabaccai che sono chiusi, pensavo appunto... Ecco, pensavo. Guarda lì che roba, è tutto catrame. Non vuol mica venire via. Ci vorrebbe qui lo smeriglio, non gli fa niente la sabbia. C'è l'amica dietro un po' d'acetone. No, ho qui le sigarette e basta. Ne vuole una? Saranno già le 4. L'orologio non ce l'ho mai dietro in spiaggia. Ci sono quelli impermeabili che anche la sabbia non gli fa niente. Tanto costano come gli altri, né più né meno. Si sa, perché con tutto il tempo che ci vuole per cambiarmi. Di qui a Pietrasanta poi...
Perché? Cosa ci vorrà poi per cambiarsi? Non sa cos'è la domenica per me. Perché? Cosa vuol mai? Corro. Ah, ma che bravo. Bene. E insomma, questione di passione. Beh. Allora, buongiorno. Cosa dice? Non viene a vedermi a correre? Se non so neanche con cosa corre. Viene su e vede. Tanto per quel che fa lì. Ancora un po' va giù il sole. Sì, sì. Ah, beh, quello è sicuro. No, davvero. Guardi che come raduno comincerebbe alle 5, però io prima delle 6:30 non comincio. Resta il posto. Sai quella strada che va su dalla stazione? Sì, vabbè, Pietrasanta, sono mica Milano. Davvero è tardi. Taci che è bellissimo. Guarda lì che roba, è 125. Ma cosa vuoi che duri? Invece mica male, molto bello, hai ragione. Ma dove continua ad andare tua sorella, Giorgio? Cos'ha oggi? Ma senti che fracasso, di tu se è possibile. Ma di, è tutto il giorno che ci tiri dietro. Mettiti lì e guarda, sarà la tua corsa. Così ci sediamo anche noi, no? E non vedi che sei seduta, non muori mica, no? Dai, perché? Cosa si faceva se no in casa? A sentire le tue storie anche alla domenica. Che tu almeno piangi, ma noi non ci divertiamo mica, sai. Ce n'è ancora qui o abbiamo già visto tutto? Dai, su, andiamo. Fatti bravi che comincia a fare un po' freschino. Ma stanno davanti alla mia pensione, se mai faccio un salto su a prendere un golfino. Un momento, vi porto tutti a mangiare sto pesce, non siamo d'accordo? Ah, se per me, vai, vai, accompagnala. Siamo mica sposati che dobbiamo stare insieme tutto il giorno e tutta la sera. Se vi va bene di star qui, state qui. Se no prendete su la vostra macchinetta, mi lasciate qui la mia, che se solo per il pesce me lo potete raccontare voi. Tu vieni giù, vai su sulla sua con loro. Il mio foulard me lo dai indietro, tanto ci vediamo a mangiare o vi raggiungo su tardi, va bene? Ecco. Verrai mica vestita così tu, eh? Ti lasciamo qui l'Adriana? Se il male mi fa mica bene. Signora, se ce l'abbiamo l'albero di ricambio in casa? No, 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 non ce l'abbiamo mica. Oh, cosa fate? Sto che qui va via. Fermo. Sta fermo. Sono andati in terra. Guarda che roba qui. Eh? Salta giù. Devo venirli io. Tienila su bene ferma. Oh, con signora, la mano. Mi fa male. Qualcosa di rotto? Al massimo potrebbe essere un versamento, ma quello si vede domani mattina. Se è gonfio. Sì, perché dopo un po' in questi posti qui basta, sai. Ci si stufa anche. Aspetta che è lì la farmacia. Perché questo qui, vedi, lo tieni su tutta la notte. Domani mattina non hai più niente. Quant'è? 100? Ma che razza di organizzazione avete che qui non c'è nessuno? Ma perché domenica? Ma cosa vuol dire che è andato a mangiare? Ci metterà mica 3 ore, se quello li fa il dottore non lo fa. Non fa niente, dai, cosa stai lì a discutere? Vuol dire che me li farò domani o dopo. Aspetta un momento. È capace almeno lei di fare i raggi? Ma che cosa c'entro io con i raggi? Ah, grazie, bene. Allora cosa sta qui a fare? Per così poco quale, potrebbe chiudere su e andare a mangiare anche lei a casa sua. Non ce l'ha una famiglia? A parte gli scherzi, andiamo a vedere i miei treni, che io domani mattina devo esserli presto. Saranno più di 10 chilometri da qui alla stazione. Ma non ha fame lei? Qualsiasi parte dove andiamo a mangiare ce l'hanno lì l'orario. Ce lo facciamo dare, si vede subito, no? Già. Dov'è che andiamo a quest'ora? Tutti sono aperti. Ma non lo sa lei che al mare si mangia fino a tardi? Perché no qui? Si mangia benissimo, sai. Sarà mica matta. Un posto dove si deve ballare. Questa gamba qui, guarda che roba. Posso mica starci su tanto, cosa crede?
niente di te. Ma qui c'è da camminare. Cosa saranno due passi, dai, cammina che si mangia bene. Guarda che bel canino. Ce n'ho uno a casa che ha 3 mesi e mi ha già mangiato un paio di scarpe. E poi oltretutto qui servono subito. Faccia vedere, sicura che è lo stesso? Sì, signorina, controlli. Buono questo qui. No, sa mica per altro, perché certe volte sa con la confusione. Aspetta un momento, Ancora un po' che me la fa aspettare la mia insalata. Mi passa la voglia di mangiarla. Siamo già verso la fine. Non la vuol più, allora? No, no, cosa c'entra? La voglio, la voglio. Solamente che la voglio subito. Allora subito. Sono di oggi o di ieri questi? Mi guardi bene in faccia, che tanto dopo capisco. Di oggi. Allora per adesso uno e uno, poi vediamo. Magari saranno state fresche anche queste. Sicuro. Guarda, c'era una ragotta, ragno e rospo, e noi lì a mangiare il branzino. Certo che quando ho mangiato sono proprio un altro. C'era tanta gente qui a Ferragosto? Basta stare in casa, non andare in giro. Avete la casa qui voi? Eh? Lasciami guidare un po' io, dai. Ti stanchi anche meno, dai. No, guarda, già io quando guidano gli altri sto sempre male. Figurati sulla mia, più forte di me, ecco. Ma neanche qui che è tutto un rettilineo. Tanto per provarla come va. Com'è che hai detto che ti chiami, scusa? Franco, perché? Ah, ecco. Erano tuo papà e tua mamma al bar prima? Anche quella. Sono i padroni del negozio dove lavoro. Ma senza su niente, tu non hai mica freddo. Cosa che vuoi? 2 espressi va bene? Se ti piacciono i cani di quella razza di quello di prima, te lo porto la prima volta, che tanto ne ho 2. Ma insomma, pianto, dai. Non mi sono aspettare, hai capito? E poi al mare, ma che cosa c'entra al mare? Si sa, al mare. Ma mi faccia il piacere. Cosa credi, che perché hai la Giulietta di poter fare la spiritosa, poter fare tutto quello che vuoi? È dalle 6 che mi tiri in giro. Guarda che bello, non ti piace? Mi è venuto il mal di testa. Ah, mal di testa. Senti, ma non era la gamba che ti faceva male oggi? Tutte e due. Ma allora cos'è che vuoi? Ah no, io vado a dormire che sono stufa di discutere, che c'ho fin male. No, adesso tu mi lasci stare? Hai capito che basta? Che pesi? Non ne posso più, sono stanca, basta, sono stanca, ti ho detto! Adesso non è il caso di stare lì a fare delle scene. Vado a piedi. Una volta messi in chiaro le cose, basta, chiudo. Ti accompagno alla tua stazione e non ci vuol niente. Ma dai, ma cosa ci vuole? Ti sarai mica presa adesso. Dai, piantala, che mi fai star male. In 10 minuti cosa vuoi? Siamo là e vabbè perché. Dai. Lo faccio volentieri.
No, qui no. Che ho sotto gli aghi. C'è già qua una zia che arriva. Oh, Madonna, sarà quella di Piacenza già qui. Guarda un po' tu. Caro Ciao, Giorgio. Zia. Ho pensato di venire presto perché ho pensato, già che venivo per i nonni, invece di venire apposta da Piacenza col caldo che fa, io e la Roberta facciamo un salto a vedere le stalle che hanno preso il premio. Roberta, lì. Così in una giornata faccio tutto. Lo zio viene più tardi ad affare e mia suocera non l'ho portata perché alla sua età in quelle condizioni lì, figurati. Sei pronta? Ma dai, zia, proprio stamattina con tutto sto da fare che non riesco neanche a dare un'occhiata ai campi, guarda lì. Andiamoci oggi, magari verso sera, anche con tuo marito. No, guarda, io non mi siedo neanche perché, guarda, io per me, non so te, ma io la stalla voglio vedere a tutti i costi e quei due passi. E poi, guarda, in macchina è questione di un'oretta e quando sei là sei più contenta anche tu. Ma qui, con tutto da mettere a posto. Ma per quello c'è il Giorgio, Giorgino, stai dietro tu a tutto, no? Noi andiamo e torniamo. Ben, penso io, ma guardate che bisogna essere in chiesa per le 11:30, non fate tardi. Ma e quei due vecchi là di sopra, cosa fanno? Almeno per stamattina siamo riusciti a farli star su fino alle 10. Ma come fa la nonna, lei che è sempre giù alle 6 tutte le mattine? Si tiene su a Zabaglioni, stamattina già 2. Te e la tua vestaglia, così sei contento, te. Dite al Galbiati che non mi aspetti, che stamattina non vengo. Va bene. Ma che elegante, come stai bene, che fresco. Oh, bella creatura, sembra proprio la mia Pia. La Pia. La conosce la mia Pia? No. Cara mia, adesso è il loro momento. Siamo vecchie, Ines. Oh, io guarda, piantoli tutto, cara te. L'ho detto anche al mio Achille. Senti, lavorato, abbiamo lavorato, Sposata, l'abbiamo sposata, la ragazza. Adesso sai, vive a Bonn l'ambasciata, una carriera. E con tutto quello che abbiamo passato, cara te, adesso è ora di ritirarsi. Mio marito scrive il suo memoriale. Io mi faccio le mie fotografie. Ne ho fatte di stupende, sai. A Santa Margherita, tramonti. Adesso ti metti in mano al Poggi, che bravo, bravissimo. Resta, sai, il nipote di quello che faceva tutto al Vittoriale allora. Ah, poi vuol dire che tu mi telefoni, Non domani, No, perché io vado a Salice a fare i fanghi adesso. Mi telefoni giovedì, Poggi! Poggi! Al regalo per quei due vecchi là ci avete pensato, frate e tuo fratello? Io per me, trattandosi di rosso d'oro, ho fatto una cosina d'oro, ce l'ho qua, speriamo che piaccia. Cosa vuoi fargli d'oro che hanno già tutto? Poi sai bene che alla nonna non le piace niente. Abbiamo pagato io e il Giorgio col nostro i contributi unificati che, sai come sberla quest'anno, è mica male. Così è contento anche il nonno, tanto lui piace sempre tutto. Attenzione qui, Ali, che meraviglia! Fra tutto mezzo miliardo, ce l'avete voi, noi no. Ma cosa vuoi che sia fra noi, voi, mia suocera, il mutuo? Ali! 5 uomini per 700 vacche, automazione tutta! E dai con l'agricoltura, avete solo la terra in testa. Cosa vuoi star lì a mettere dentro un capitale per tirar fuori il 2 o 3% neanche? Piuttosto guarda una fornace, un bel garage, ti esponi anche meno e vai sul sicuro. Sì, vabbè, ma dov'è il Poggi? Poggi! Sono qui! Ah, ecco! Fa il piacere di andare un momento in cucina. Signorina, venga subito, non posso.
Guarda lì, re dei cuochi, Petronilla, Cordon Bleu. Porca con l'acqua, senti che roba. Vabbè, ciao. Il signor Eugenio è su che vuole innaffiare anche oggi. Io gliel'ho detto, ma non so, glielo dica lei perché io... Allora, qui la nonna. Lì il nonno, lì Don Giovanni e il commendatore. Insomma, mi pare che va bene. Guarda, 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 la solita villana che vuole sapere tutti gli interessi. Non si può mica lasciarla sola, sai? Beh, la portagliela via. Giorgio, perché non vai di sopra che chissà quante cose ho bisogno? Ma anche tu, zia, che sono contenti. No, 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 caro, guarda, ero proprio qui appunto, sì, che ve le aprivo, sì, per metterle tutte, sì, bene in ordine. Grazie. Arda, arda, quanti telegrammi. Hai fatto benissimo. E quella povera ragazza là, poi avete però sentito. Intanto adesso andiamo di sopra, Ecco, ma tutta quella roba là in giardino, no, grazie, non c'è guarda, nessuno. Ma quella roba lì ci pensa tutta l'Alemagna, che lo fanno tutti i giorni. Tanto lì fuori è solo per i giovani. I vecchi li sediamo tutti dentro a tavola. Dici. Scusa per un attimo, vai su tu adesso, che io vengo subito. Sì. Diglielo, da brava. Sì, Giorgio, sì. C'è roba per me. Te, ancora un po' che vai avanti a licenziare quelli lì del caseificio. Un giorno o l'altro ne trovi qualcuno che ti fa la pelle. Ma dai, piantala. Cosa ho detto? Ma con chi sei andata? Ma niente, una stupidaggine al mare. Chi andava a pensare? Ma tu, hai capito cosa vuole? Appunto. Va a sapere adesso. Ma perché, di? Ma questo qui chi sarebbe? Ma non so, una sera. Niente. Ma l'ho visto io. Me l'hai fatto vedere. No, no. Senti, è uno che può fare dei brutti scherzi, eh? Ah, se per quello è il suo piccolo. Oh, Madonna, sono già qui. Cosa aspetti tu a cambiarti? Andiamo su subito. Dai, 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 dai! Sempre pronto io, mi raccomando, la mia caraffa in tavola anche oggi, eh? Avete fatto gli auguri alla nonna? E anche tu con la tua acqua, non vedi che disastro, tutto bagnato? Ma almeno tu che sono lì che erano tutti. Va bene, ho capito. La mia Dulcinea. Dulcinea del Toboso. Dove l'hai cacciata la ceralacca? I buoni li ho chiusi nel tuo cassetto. La chiave la tengo io. Col vai e vieni che c'è oggi in questa casa, caro mio. Ape operosa, all'opere femminili intenta. I biglietti da 1000 nuovi me li hai messi da parte per le mance. Nuovi o vecchi, stai sicuro che li prendono lo stesso. E poi non ti dicono neanche grazie. No, ma lo sai che ci tengo trattandosi di doni. Non importerà agli altri, importa a me. Tanto non li guardano neanche. Li spendono subito tutti. Io per me... Mi darei sempre più stracciati. Se non c'è bisogno di me, vado a cambiarmi. Tanto giù è pronto tutto. Tuo fratello è giù? No, è lì in camera. E allora mandalo giù. Ci deve essere sempre qualcuno a guardare. Quando uno è su, l'altro deve essere giù. E tu, tuo marito, ti hai mica ricordato della mia assicurazione? Io non ho ancora ricevuto niente. Tutta a due mani sono. Perché qui con la scusa delle nozze stamattina non ci siamo neanche parlate. Ma vuoi fare la riunione anche oggi? Te, telefona subito a Milano. Lasciami vestire che è tardi! Aspetta! Ho visto le stalle con la zia. Vabbè, quello oggi, c'è tempo dopo. Guarda qui. Ecoburgo, che salto, guarda! Van su. Van giù. Lasciamole andare. Telefona subito. Che stiamo fermi. Aspettiamo, poi compriamo. Coraggioniere. Beh, allora che mi telefoni appena torna. Che stiano fermi.
Sì, stiano fermi. Mi telefoni subito che poi esco, grazie. Ma non sei ancora pronta, qui bisogna andare giù. Dai che ti aiuto, fai in fretta. Ma cosa fai, sta su? Ma non hai ancora capito che tu stai bene sul semplice. Poco trucco, pochi colori, gioielli pochissimi, fa vedere. Dai, dai, piantala, che oggi non è la giornata. Anche perché così siamo sicuri che non torni senza. Insomma, non li perdi. Signorina, telefono! Passamela qui di sopra, il ragioniere. Pronto, ragioniere? Ah, scusi, come? Buongiorno. Ma siete matti? Cosa fate ancora lì che sono tutti in giardino? Non so. Ho da fare. Non credo. Sì, forse. È lui? Sì. La nebbia, gli erticolli piovicinando. Sì, sì, va bene, bravo. Andiamo, andiamo. Ma cosa dice? Dopo. Almeno senti prima cosa vuole. Cosa vuole? Non vedi che già la mezza lui ha detto che rialuna? Ma però pensiamoci un momentino. Perché andarla coi carabinieri mi sembra proprio una roba un po'... Un po' cosa? Eri lì anche tu, avresti dovuto provare. Incastrata lì al telefono, cosa dovevo dirgli anch'io? Alla sprovvista, che nessuno se l'aspettava. Andarci tu, io per me. Andarci io, perché? Non so neanche che faccia ha. E poi i pasticci sei tu che li combini. No, poi con tutto da fare sono cose neanche da dire. Ma a parte gli scherzi, secondo te è uno che può essere pericoloso? Ah, se è per quello non è certo uno che si accontenta a metterlo lì con la sua fetta di torta. Se alla una non vede nessuno, capacissimo quello, di venire lì a casa a disturbare, capisci? Cosa vuoi che sappia? Anche il numero dei carabinieri adesso. Almeno quello pensaci tu, no? Senti, dov'è che l'avete un telefono? Lì. Manca molto alla fine. Un 10 minuti circa. Vabbè. Dice il brigadiere che devo andar lì anch'io, perché se non c'è la cosa della flagranza, loro non possono far niente. Vengono lì comunque. Sì, me ne mandano dietro due in borghese. Dice che non può succedere niente, qualsiasi cosa succede, sono i loro. Sì, va bene. Allora ci vediamo lì davanti fra un quarto d'ora, grazie. Per te.
Sei tu. Vieni. Oh, giù le mani da addosso. Tieni più un momento. Giù le mani, ho detto! Ma sei stata tu? Ma sei matta? Ma cosa ti è venuto in mente a chiamarle guardie? T'hanno portato il cagnino! Mi vuoi rovinare? Ma cos'è che ti ho fatto che ce l'hai sempre con me? Non ci avete neanche un camino in questa casa. Ma che? Quello lì finto sotto la finestra e basta. Ma una stufetta elettrica, magari una di quelle con le bombole. Ma no, ma cosa credi? Ma sta casa non l'abbiamo mica comprata per venirci. Ma come? L'avete presa a cancelli chiusi e c'erano dentro solo sti mobili. Dai, dai, dove li avete chiusi quelli buoni, eh? Tirali fuori, dai, fa vedere. Ci avete mica qui in giro dei golf in più, dei flev, non so. Non c'è mica della luce qua. Accendi, guarda che è lì alla porta. Vedo se c'è da bere, però ce lo dovrebbe essere. Tutti insieme, attenta, eh. Per forza, è tutto l'inverno che è chiuso qui. C'è della minerale, prendi, portala di là. Sta lì che vengo. Va tu a prendere il ghiaccio che sarà pronto ormai. Solita roba che si tiene in campagna, in tutte le case. Ma dai, cosa ci vuole? Perché scusa, c'è in cantina. Vabbè, per buona volontà si va giù in due. Dai, uniamo i tavoli. Sulla Valle Padana. Cosa diresti se ci facessimo? Vabbè, un bel risotto. Però ci pensate voi, eh? Sulla Sicilia. Dai, tu lasciala questa qui, tiralo fuori tu. Ma no, sai, cosa vuoi? Adesso deciderà mio padre, non so. Allora, è pronto? No, no, non ancora. Sfondiamo tutto per fare un albergo. Eh sì, ma tutto il terreno. Dietro facciamo una dependance. Dai, piantala. Facciamo un ballo? No, no, figurati. Senti, il tipo camembert che facciamo noi con le castagne e con il lardo. Senti, per piacere, la differenza col vostro fatto di ghiande. Ma secondo me questo qui a tenerlo in magazzino si sbriciola. Ah, quello per forza si sa, van via gli ottani. Sì, quando è asciutto cambia colore, ma come mantecato rimane sempre uguale. È il vostro tipo Stilton, eh? Provate a consigliarlo come lo Stilton vero. Chissà, con porto e uva passa. Ma se lo presentiamo anche con una fascetta di istruzioni. Ah, questo è l'olandese nuovo che fa il papà del Giovanni. Io gli ho già detto che non va mica tanto bene, sentite un po' voi. Questo qui è buono giovanissimo, con qualunque vino. Giovanissimo cosa, eh? Cosa? Da su che mi ingozzo, finiscila! Cosa? Dai, oh, che mi bagno tu, porcellona, ma cosa fai? Non lo sa mica bene quello che vuole. Dice mica tutto anche con me, sai. La Roberta quel carattere lì non va a darci, un po' è sì, un po' è no. Il tuizzo balli con lei, ma eh? No, 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 lo sai che con lei no. Dai, vai di là che è pronto. Noi lo facciamo con prezzemolo, spinaci e melanzane, è buonissimo. Col tuo tipo Bri, guarda, a feste solo insalata già per i debiti. Ma se provi a fare un supplé, non ti stai in piedi! È una cosa, è una cosa che inutile. Dai, 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 bevi, anche su. Questo qui. Prova, assaggia anche questo. Senti, il nostro dolce spumante. Anche un pezzo di formaggio per piacere ancora bocca al sapore dell'altro. Di sabbia, così tu nella
nebbia più fuggir non potrai. La campana è tu e ai, ai, ai. Allora domani. Siamo d'accordo? Sì, alle 4. Abbiamo detto alle 4, no? Ci vieni davvero, eh? Ma sì. Perché non dovrei venire? Vieni, eh? Ma sì, sì, vieni. Sto ricevuto e non le metto mai nel loro cassetto. Ora siamo al 12° della ripresa. La palla è ecco. Guarda invece quante marche da bollo. E pensare stamattina che le abbiamo fatte comprare. Voi, senti, voi mangiate pure un piatto diverso tutti i giorni. Ma a me, visto che si va verso il caldo, mi fate pur sempre la mia minestrina che va benissimo. Guarda, i giornali tu non prenderli stasera che ci penso a tutti io, tanto vado fuori. Ecco, Guarneri lo anticipa, gli porta via la palla. Gli tocca la palla a Jair, in avanti. Andrete mica al cinema anche stasera voi due, eh? Beh, io esco un po' a fare un giro in macchina. Sto fuori mica tanto. Thank you.
niente, scusi tanto se mi sono permessa di insistere con tutti quelli lì fuori, ma si tratta di un attimo per uno schiarimento. Per sapere se Garbagnati Franco ce l'avete qui ancora voi come detenuto. Ma cosa vuole, signorina? Ascolti. Anche quelli lì fuori, poveretti, non hanno mica tutti torto. Pensi che noi qui sotto nell'archivio abbiamo dentro i muratori e abbiamo dovuto tirar fuori tutto. Sì? Beh, comunque, se lei... Ah, già, un pezzo di carta. Mi scrive qui il coso, sì, il nominativo, e noi provvederemo subito. E poi con questo caldo, i primi di maggio è mica giusto, è mica regolare. E infatti non fa bene, sì, perché non è la sua ora. Visto a Milano i turisti già in braghette? C'è pieno. E poi, intanto che aspettiamo, se vuole ci prendiamo un buon caffè. No, guardi, se lei adesso gentilmente chiama subito, così loro fanno presto. Io sto qui, guardo in giro, va benissimo, non si preoccupi. Ah, e quanti ne avete qui dentro di detenuti? Oh, 50 neanche. E come personale? Oh, fra cucine e uffici, 30. Ma sono troppi, non c'è proporzione, scusi. Ma lei ha la mano libera in tutto o glieli mandano? Sì, d'accordo che l'amministrazione dello Stato, vabbè, è vero. Un po' però anche questi locali qui, sì, perché... Ah, però mica male bello alto, non si direbbe. Perché venendo su per il ballatoio non sembrava mica. Ci verrebbero dei bei negozi, uffici, anche così in centro. E siamo al secondo piano? Sì, sì. Ah sì, lo sono alti doppi. Vedi infatti lì davanti che a questa altezza qui presa poco siamo al terzo? Ma è monumento nazionale qui. No. Ma allora cosa aspettate a buttarlo giù che non è neanche bello? Vi fate su un bel palazzo nuovo come gli altri qui in giro. Come vincolo in altezza vedo che sarà fino a 6 piani. Un in più arretrato ci sta sempre e sia farlo su voi in economia sia vender l'aria vi conviene sempre. Coi soldi che prendete vi fate su una bella prigione nuova un po' fuori che vi costa poi anche molto meno come manutenzione, Ma come si fa qui? Ah, ma io lo dicevo per voi perché mi pare proprio un peccato, insomma, ecco. Ma è già da un po' che non c'è più qui da noi. Ma come? Ma li ha fatti tutti i suoi 6 mesi? 6, ma no, ne ha fatti 4. Ah, e allora per caso non sapete dirmi dove si potrebbe pescare adesso? Se c'è segnato qui l'indirizzo glielo posso dire anche subito. Se no, come si fa? Vediamo un po'. Signorina, lei è proprio nata con la camicia. Adesso glielo scrivo qua su questa cartolina. Contenta? Tu una scema, capito? Ma che io te capito? Una scema? Questa è matta. Sì, sei... Ma... Dove? Sì. Manco che niente. Su, signorina, un cognetto, tenete una cosa. Quella prima cosa è andare via. Anche lei verso Bologna, meno. La portiamo noi, non si preoccupi, sono pochi minuti. Scende al vagone, no? Già, certo. Senti qui tu. Il primo che finisce il turno prima di sera, allora porta giù a Bologna al Baglioni, quella Giulietta lì della signorina. Ecco, 5 sono per te e 5 per la benzina. Oh, mi raccomando di andare piano, Allora, io non voglio mica disturbare, no? Vabbè, io adesso potrei anche scendere. Cosa vuole se non ci si dà una mano fra Spider? Ma è calda sta birra. Aspetta che suono. Lascia stare, semmai dopo. Ho i cassetti. Allora vuoi dormire un po'? Tiriamo giù. Cosa vuoi stare lì a tirar giù? Se mi viene sonno, tanto. Pensa, io invece... Ma poi cosa vuoi? Dormo stanotte. Vabbè. Mi comincia il turno a 1. Di notte tanto chiama mai. Ah no. Poi c'è lì anche l'altro. Come vi trovate lì? Trattano bene? Insomma. Ma per dormire, per esempio, quando non siete di servizio, com'è che siete organizzati? Beh, metti per esempio noi che siamo lì in una stazione come la mia. C'è la fortuna che siamo a 2 passi da Modena. Approfittando quando va giù il camioncino. È esagerato. Mi fa ancora male qui da ieri sera. Ma mi pare che tu ce n'hai sempre una. Una volta ti fa male il ginocchio. Devi farti benedire tu adesso anche la testa. Cosa tutte le volte? Sono 2 in tutto. La combinazione è sempre quando arrivi tu. Sto benissimo di solito, sai. Cosa credi? Figurarsi. Ma te scusa, per esempio, se stai via tutto il giorno come oggi, non ti dicono niente?
Ma apposta ieri sera, prima di venir su, mi son fatto cambiare il turno. Han visto anche loro il male che mi ero fatto. Ma te, eri lì di passaggio o cosa? E quest'estate cos'è che fai? Vai ancora nel posto dell'anno scorso? Avrei già dovuto combinare, perché siamo un po' avanti. Finirò per andare in Bassa Italia al mare con mio fratello. Qui bisognerà che mi alzi. Te cosa fai? Stai lì? No, cosa vuoi? Alzo anch'io. Tanto ti accompagno un pezzo. Guarda lì che è tutta. C'era lì una macchina che non ce la facevamo a tirarla qua su. Ma niente, sono appena arrivata anch'io, sono stata al parrucchiere. Che poi non è neanche male come parrucchiere. Lì, dovevi sentire che caldo faceva stamattina in città. Uè, ma hai già ordinato anche per me, eh? Quella pizzaiola che ti piaceva tanto ieri. Senta, signorina, quella pizzaiola per due è pronta? Adesso subito, cosa fate con quella pizzaiola? La celery, grazie. Certo, e qui abbiamo trovato un bel posticino, eh? E poi bello fresco. Non è niente caro. Si mangia mica male. E poi non ti fanno mai neanche signorina aspettare. Lodi? Sì, sì, io eccomi. Vieni, prego. Ciao, Giorgino. Sì, sì, bellissimo. Fa caldo lì da voi? Ah, qui un fresco delizioso da mettersi su il golfino. Al ristorante sono dove vuoi che sia. Quest'ora che tra una storia e l'altra si fanno sempre le due. Ma è spedito, grazie. Raccomandato espresso avrei fatto, eh? Ah, senti, di alla nonna che se le dà un fastidio i moduli dell'ispettorato faccia trottare un po' il ragioniere, che per quella roba lì è inutile che mi scomodi io. Le tue ferie tu arrangiati, per me andare al Giglio e star qualche giorno qui mi diverto lo stesso. Ma in quella busta gialla grande nel mio primo cassetto. È tutto pronto, c'è solo da mettere la data e spedire. Bravo, divertiti, sta bene, eh? Sì, sì, salutameli anche tu. Ciao, faglielo anche tu un bacione, ciao, sì. Momento. Uff, che caldo. Ho fatto una corsa. Se ha bisogno del libretto da segni. Preparato, eh? Guardi, intanto mette una firmetta qui. Dov'è che stai? In albergo? Sì. Ah, bene, dove? Sì, qui al Motel Verde, metta pure. Va bene. Adesso provvediamo subito per il versamento. Grazie. Franco, scusa, senti. Te. Guarda, la distinta la riempi tu intanto che io faccio qui. Oh, guarda, i numeri che sono scritti qui li metti in colonna lì, capito? Te. Cosa hai da guardarmi? Niente, cosa vuoi che abbia? Ma non ti stufi? No. Fumo. Guarda che io adesso ho un po' di giornali da leggere. Ne avrò almeno per una mezz'ora. Fai.
Vuoi uno di questi? No, no. Tieni lì, va. Ma sì, dai, dammene uno. Ai! Vabbè, il cinema in quarta pagina, la borsa in fondo, dai. Ma l'anno scorso, in questi giorni, tu, cos'è che facevi? Ma più o meno sai le stesse cose. Fare il bagno. Vabbè. Poi? Mangiare, dormire. Al cinema, sì, andare dal parrucchiere, come qui. Ballare. Ma dai, va. Vuoi che ti metta su un po' di questo? Ma che? Adesso non senti niente, ma quando poi ti brucia e sei lì che devi lavorare, te ne accorgerai. Quest'acqua qui, ho in bocca un sapore d'anguilla. Senti, te ne prendo una. Ecco. T'ho mai vista fumare tanto, te. Le solite 20, né più né meno. Tu, ma ti rendi conto? Che mi hai bevuto quasi un litro di brodo da solo. Fatti venire già le dita, ti prendi una sberla. No. Ad andare, sennò poi chiudono. Tu no, ma io domani ho il turno di giorno. Si potrebbe star qui fino a stasera. Sì, e poi? Sono veramente molto contento di vederti. Anch'io. Come sta tuo fratello? Il signore qui è tuo amico? Ma noi ci conosciamo. È mai stato in marina? No. Scusate se non vi faccio entrare, ma cos'è che volevo dire? Ah, sì, lo sai che la mamma è ricaduta ancora? Sempre dovrei stare dietro io dal medico, da sarto. Pensa poi un po' all'agitazione, ha disimparato a parlare, non può più dire i suoi disturbi. E lei i suoi disturbi vuol dire, no? Allora cos'è che volevi al telefono, Garage? Ma Garage come? Per lui o per te? Comunque facciamo in fretta, che io a luna devo essere qui. Bevete subito? Non crederete di essere i primi voi, due cuori e un garage. Già sfruttata la zona. Però due o tre potrei averli sott'occhio, gli altri si fa presto a rintracciarli. Anche lo zio Carletto, prima di morire, glielo offrivano tutti i giorni. Hai visto poi, poveretto, eh? Con lì la zia, l'autista, che lo aspettavano di sotto per andare a Milano, e invece lui, niente. Si era messo in testa di essere diventato povero, povero, non andava più dal parrucchiere per paura di non avere i soldi da pagare, e per quello che dopo si è ammazzata anche la zia, però lei su una pianta, là. E pensare che poi hanno lasciato 2 miliardi.
Quello stupido dell'amministratore che diceva sempre di andare piano con le spese. Lo zio è andato su in bagno a dare il bacio al ritratto della mamma, sai, sempre prima di uscire. Così, quando si è sparato, il bagno è dall'altra parte. Il colpo giù non l'hanno sentito, 3 ore a aspettarlo, con pronto il suo elettroshock a Milano. Tu non l'hai mica conosciuto, ma tuo nonno e tua nonna, figurati. Ma tu, allora non lo fai mica più il notaio? No, non posso muovermi. Vieno! Tenga, perché qui tra nebbia e mosche l'unico vantaggio è che mi hanno messo questi distributori sui campi. Vanno da là a là. Sono tutti nostri fin dove gira là in fondo. Almeno la benzina, gratis. Dopo, venendo via, fatevi fare il pieno che glielo lascio detto. Sai, lì che faceva lo spiritoso con una slitta qualunque, non si rompe il ghiaccio. Guarda, spaccato, qui, qui e qui. 2 case, 2 bambine che sono quello che sono, vabbè, lì è colpa di lei, pazienza. Già secondo me lì qui di poco. L'allevamento in più è una passione che costa, con quel pezzo di terra lì che lo vendono e non lo vedono, non si sa mai. Tutti indietro, con gli operai lì in casa. Mio nonno che all'improvviso si mette in mente di andare a Vienna proprio sotto Natale. Capirai, per uno che vuol stare tranquillo a studiare, scusa, ma lì secondo me è mio fratello che sbaglia. Le public relations tanto a noi cosa servono con tutti gli avanti e indietro con niente da fare? Insomma, morale... No, no, guarda che questo non va mica bene. Ho visto lì dietro. Va bene, andiamo. No, si fermi lì lei. Vai su a dare un'occhiata che è meglio. Ma no, che bisogno c'è? Guarda, lui in queste cose qui è pratico. Guardi che non c'è sfogo. Qui proprio non c'è sfogo. Beh, per oggi basta. Che sul lavoro a questo qui non gli si può parlare, sai. Non credere mica, è solo un investimento. Lo farebbe andare lui, che è molto bravo. Ma tu senti, perché non investi anche tu? Io? No? Allora sei per lui anche una pizzeria. Ce n'è una bella lì davanti. Non le piacerebbe una bella pizzeria? No, scusa, dimmi il movimento medio di un garage in un mese. Uno né grande né piccolo. Uno già avviato da qualche anno. Normale, insomma. Però guarda che bisogna calcolare anche la rigenerazione delle gomme. Se poi aggiungi quello che ti porta la carrozzeria, ah, poi magari mettici il noleggio. Com'è che vien su qui? Ah, ci avete l'assemblea. Mica male. Per il lavaggio da che parte? Fammi il piacere, che ora è? Non so mica. Lei lì, guardaci. Aspetta che sento. Scusi, che ora è? Mandi su da mangiare. No, un po' prima. Senta, con 2 fette di ananas e una birra. No, olandese. Vabbè, vabbè, tedesca. Movimento, entrate e uscite, carichi oneri. Beh, visto, visto, grazie. Chissà. Ah. Beh, sempre lì a mangiare tutte le volte. Sapevo mica che arrivavi presto. Il mio costume l'hai qui tu. Sì. Lasciaci una moneta. Dai, guida un po' tu, Robertino. Dai, Franco, per una volta cos'è? Prova, se non ti piace facciamo presto a venire via, se no si sta lì. È una bella città, sai, Mantova.
Senti che freddo. Freddo dove, ma? Poi senti, guarda, io non li ho mai visti neanch'io, ma sono Lumière tutti quelli che li hanno visti anche in Francia, ma si è predetto che sono bellissimi. Li fanno nei castelli sulla Loira. E sono sicura che mi diverto. Se piace a tutti, scusa. Perché non deve piacere anche a te. Guarda, qui come a Piazza ci sta quello che si vuole. Ma il soffitto lì non ci può stare. Senti, io scoperchio tutto. Ci mettiamo un bel tetto scorrevole di vetro, in modo che quando c'è bisogno, la gru entra in un minuto. Sì, però Franco, pensaci bene, qui siamo fuori un po' tanto. Prima che la città arrivi fin qui. Ma l'importante è che la mia, che tutto questo spazio qui dove lo trovi da un'altra parte. E poi fuori qui, hai visto le trattorie? Quante macchine. Allora, guardi, senta, quello che c'era da vedere l'abbiamo visto. Vuol dire che voi adesso ne parlate. Sì, il momento voi. Che abbiamo deciso qualche tenga cosa. Tenga presente che la zona industriale qui arriva fino all'imbocco della... A parte sti tre giorni di ferie che teniamo più, eventualmente chieda pure sempre di me. Cosa c'è? No, niente. Avanti, pazienza, si è sboccato. Il dettaglio, sennò è inutile. Copriti o vai di là, dai, che c'è la cameriera. Tu di qua. Guardi che ci sono questi pantaloni da tirare, un po' presto però, per favore, eh? Va bene. Ma che cosa fai? Sei matta? Lì con la finestra aperta che ti vedono tutti anche. Star lì a parlare senza niente addosso. Cosa c'è, scusa? C'è anche bisogno di dirtelo. Beh, mi fai il piacere quando ci sono io di fare come ti dico io. Che non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo. Orca. Fatto male? Scottato. Lì non guardare neanche perché devono tirar su ancora tutto. Prova a immaginare intanto mattonelle tutte bianche, per terra piastrelle color cotto di quelle rugose. L'officina dovrebbe cominciare lì. Da una parte nell'angolo il tapirulan che gira per provare sospensioni e freni. Equivoltano e lì ti trovi di fronte alla zona dell'elettrauto. Cosa dici? Attenta. Anche col laboratorio delle radioline, che non ce l'ha quasi mai nessuno. E poi ci terrei ad attrezzarmi per la lucidatura. Su tutte le riviste americane c'è che là meno di un'ora se la sbrigano. Senta, visto il signore. Ma è molto che è uscito. Scusi, ho visto se ha preso la macchina. No, guarda, questo è proprio un'occasione. Per quello sono corso lì. Già attrezzato fin da adesso per mettere a punto le macchine per correre. Ma però andarvi in macchina senza dir niente non è il sistema, dammi una mano qui dietro, va. No, prendi su uno scialle e un golfino però, perché sennò con questo qui stanotte hai freddo. Questa qui è quella che ti sta meglio. E poi se non svegliarmi almeno due righe ci vuol niente a lasciarle giù. Però intesi, macchine da corsa, noi niente. E meno che meno ricominciare a correre tu. Senti, possiamo telefonare, andiamo lì, vedi anche tu, ti persuadi. Pistoni rotti tutti, eh? E cilindri? 3 o 4? 4, te l'ho già detto, 4. A me non so, mai successo. Guarda che non è mica tua, sai. Potrò aver voglia di andare a casa mia, sì o no? Si lascia detto. Già è la seconda volta.
Per dopo hanno scelto. E poi? Poi cos'è? Cosa vuol dire così all'improvviso? Faceva un caldo lì a Cremona. Sfido per forza andare col sole avanti e indietro. Molto più di qui. Guardali con che faccia sei tornato. Senta, come sono fatte quelle lì alla fiamma? Cosa sono? Sono banane flambé. Ecco, guarda, fatele portare che sono buone. Lui prende banane flambé e basta. E a me porti stracchino e quel dolce là di mandorle. Subito. Così poi facciamo a metà di tutto. Che andassimo troppo forte. Figurati quando guida lui. No, ci vuole altro. Domani siete ancora qui, perché vien su non so a che ora mio cognato coi bambini. Li lasciamo lì alla mamma e noi potremo andare su tutto il giorno alla Braila, sempre che ti vada, naturalmente. Tu dai un colpo di telefono, tanto il numero lo sai, no? Noi siamo lì. Io vado, ti aspetto lì al portello. Siamo lì tutto il giorno fin dalla mattina. La domenica viene sempre gente, sai. Vengono su perché abbiamo fatto la taverna del seminterrato. Franco, andiamo giù a mangiare? Andiamo a mangiare, non hai fame tu? No. Dai che passa l'ora. Allora guarda, chiama uno dei tuoi amici simpatici, che il brodino di Dadi a loro piace. Così parlate con comodo della mamma, della Maserati, della nonna morta. Vedrai che bello. Stai mica bene tu, cosa che hai? Stai lì, fa sentire. Fresco, ma niente. 2 o 3 linee al massimo. Allora... se sto male, tu va a tavola. Io vado a vedere passare i camion, così poi sto bene. Dove vai, stupido? Più sei tu che è nervoso, sono io che non capisco più niente. Già, perché per te c'è solo il nervoso. E il mal di pancia e il mal di testa. Dai, non farlo stupido. Cosa credi, che per te è tutto complicato e per me è tutto facile? Ci sono delle volte che anch'io non mi sento mica tanto, sai. Te? Sì. Se dici una cosa non si capisce mai come la prendi. Io non lo so mica ancora cosa ti piace e cosa non ti piace. Quello che vuoi.
Cosa credi? Io non voglio mica niente. E io cosa voglio secondo te? Voglio mica niente neanch'io. Vuoi talmente niente tu? Intanto siamo sempre qui. Bel carattere. Stai bene dappertutto. Dove caschi sei contenta. Lamentati adesso. Esagerata. Prima di lamentarmi, sono uno che ha delle pretese io. No, no. Soltanto scusa, ma anche stare insieme dalla mattina alla sera ti pare proprio necessario. Anche per andare alla posta o girare sotto i portici. Tanto volendo ci si può sempre trovare. Ma come? E da mangiare ceno a casa mia, mezzogiorno e sera. Cos'hai da guardarmi? Sì, perché tu cosa faresti al mio posto? Senti, a me non mi è mai capitato. Sì, sì, basta. Ecco, guardala lì. Uguale, precisa, tale quale a mia mamma. Quando non sa che cosa dire, basta, basta. Non sta neanche lì a sentire. Ho appena un po' di ragione. Dai, allora senti, andiamo domani sera al Pappagallo a Bologna noi due insieme, eh? E poi dopo andiamo anche dal Sarto per il vestito pesante, eh? No, Cramondo, dai, da quel Sarto lì te l'ho detto, no. Dai, dai, mettiti su questo. Ma è quello di tuo fratello. Ma no, così botto. Cosa ti viene in mente? Mettiti su, fa freddo. Andiamo su in casa. Chiami il casello 21 dell'autostrada. Caffè. Sì. Guardi, signorina, mi pare che abbia detto il mio collega di notte che è andato a casa. Telefono! Pronto, casello 21? Garbagnati Franco non è lì? È sicuro che non è venuto? Lo so che non è il suo turno, lo so, ma le volte... Sì, sì, va bene, lo so, grazie lo stesso. Yeah.
Aspetti, aspetti un momento. Ci venga dietro. Se la cava, no? Meno male. La macchina non parliamone più. Ormai cosa ci vuoi fare? Però qui delle due l'una. Qui bisogna venire a una determinazione. Noi due vecchi, e poi in questi giorni, con tutto il rinnovo dei contratti, poi i patti colonici qui, non ti si sono mai fatte delle osservazioni quando ti saltava in testa ad andare o venire senza far sapere a casa dove andavi e con chi andavi? Però un minimo di riguardo alle esigenze della casa. Tuo nonno e tuo fratello si sa quello che sono. Non è colpa loro, vabbè, ma insomma non hanno attitudini e basta. Ecco, guarda, che io farò andare avanti tutto da sola, comincio a non poterne più, né? Insomma, quello lì per piacerti ti piace, no? Sennò perché continui ad andargli dietro? Allora adesso sai cosa ti dico, te lo sposi, che io sono stufa e te lo porti qui subito. Che un uomo in casa, oltretutto nelle nostre condizioni, ce ne abbiamo anche bisogno. Per svelto, svelto dovrebbe essere questo qui. Iniziativa mi pare che abbia dimostrato di averne, iniziative private. E se ci rifletti, vedi che lo faccio anche per il tuo bene. Pensaci e vedrai. Allora hai capito, da brava? Domani, al più tardi dopodomani, e lo porti qui direttamente, intesi? Allora tanti saluti e ti fa un bel bacione anche il nonno che è qui in ansia. Ciao! Ma allora? Per il garage cosa dicono? Niente. Ah, ma se per quello lo faremo su a casa nostra a Lodi. E beh, allora bene.